Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati all'interno di questo nuovo contenuto multimediale. Per chi di voi non mi conoscesse, piacere, sono Jasmine e porto avanti questo canale da un po' di tempo. È finita ufficialmente la pausa estiva, spero siate stati bene. Io mi sono ricaricata e sono piena di notizie per voi. Infatti oggi parliamo di come poter far pratica delle lingue che stiamo studiando andando direttamente in quel posto. Viaggiare secondo me è il modo migliore per fare pratica di una lingua. Non parlo chiaramente del classico viaggetto dove andate in hotel, rimanete solo con i vostri amici, fate i turisti e praticamente non avete avuto modo di parlare veramente la lingua che state studiando. Sto parlando di cose come scambi all'estero, volontariato, tutte quelle cose che vi permettono di stare per un tempo più prolungato di una semplice vacanza a contatto con il local. In un vecchissimo video vi ho accennato a che cosa fosse Workaway perché l'avevo utilizzato erroneamente per andare in Corea del Sud. Però siccome è un video vecchissimo e io non usavo Workaway dalla prima volta che l'ho utilizzato per andare in Corea, ho pensato che sarebbe stata una buona idea rifare un video dove vi parlo di che cos'è Workaway, perché lo andrò a utilizzare nel mese di settembre per viaggiare in Spagna, risparmiando su vitto e alloggio e facendo pratica di spagnolo perché sarò ospite di una famiglia spagnola, in particolare a Barcellona. Prima di cominciare a spiegarvi un po' che cos'è Workaway, vi invito a seguirmi anche sul mio profilo privato, che trovate qui sotto, perché quando voi vedrete questo video probabilmente io sarò già lì. E quindi se non volete perdervi un po' le mie avventure, un po' più nel quotidiano e nel particolare, seguitemi anche lì. Direi di cominciare con il video. Innanzitutto, per chi se lo stesse chiedendo, perché nessuno l'ha mai sentito, ci chiediamo che cos'è Workaway? Workaway è un sito, una piattaforma che ti mette in contatto con delle persone che offrono vitto e alloggio in cambio di qualche ora di lavoro. Questo che cosa significa? Che avrete l'opportunità di stare come ospiti, tra virgolette, in casa d'altri, mangiando molto spesso anche il loro cibo, in cambio di quelle che possono essere 2 o 3 ore di lavoro, 5 giorni alla settimana, e i lavori, dico lavoro proprio tra virgolette, sono veramente tra i più disparati. Ci sono persone che cercano qualche receptionist in ostelli, ci sono persone che hanno bisogno di una mano nelle farm, o con gli animali, o col house sitting, che sarebbe diciamo, pulire un po' la casa, tenere a bada la casa, tra virgolette, quando i proprietari sono fuori. Per farvi un esempio pratico, io vado in una famiglia che è composta da 2 signori molto anziani, che hanno bisogno di un aiuto in più con la casa, quindi le pulizie in generale. E inoltre sarebbero molto contenti di fare un po' di pratica di inglese perché sono un po' arrugginiti. Infatti molto spesso lo scopo di tutto questo è proprio lo scambio culturale, non solo quindi imparare l'uno la lingua dell'altro, ma proprio riuscire in qualche modo a conoscere persone di altri posti. Come funziona? Ci sono tutte le proposte di lavoro, metto sempre tra virgolette, e voi potete candidarvi mandando un messaggio appunto all'host che vi interessa. Poi segue solitamente una videochiamata, anzi è super consigliata la videochiamata per vedersi in faccia e conoscersi, e una volta dato l'ok siete pronti per partire. Sotto ogni host ci sono le recensioni delle persone che ci sono già state prima di voi. Attenzione però, perché anche l'host che vi ospita poi può scrivere una recensione su di voi, che può essere positiva o negativa, e gli altri possono leggerla sul vostro profilo. Perché poi queste recensioni che vi lasciano, positive o negative che siano, saranno il vostro biglietto da visita per viaggi futuri. Alla fine di questo video vi darò dei consigli pratici su come sfruttare al meglio questa piattaforma ed evitare fregature, quindi rimanete fino alla fine del video e se già non l'avete fatto iscrivetevi per attivare la campanella e non perdervi le mie prossime avventure in Spagna. Una cosa molto importante che ci tengo a dire, perché molte persone si confondono, Workaway non è assolutamente un'agenzia viaggi, quindi non vi procura alcun visto, non vi procura alcuna assicurazione se ce n'è bisogno, sono tutte cose che fate voi. Workaway si occupa solo di darvi una piattaforma dove poter interagire, conoscere e andare a contattare persone che altrimenti non avreste potuto conoscere. Inoltre, mi sembrava un po' inutile dirlo, ma lo dico per sicurezza, bisogna avere 18 anni per utilizzare la piattaforma e per viaggiare. Domanda gettonatissima, Workaway è gratuito? No, Workaway non è gratuito, ma io penso che i costi siano veramente minimi per tutto quello che offre. Infatti, se volete creare un profilo e contattare le persone, dovrete spendere come persona singola 49 euro annuali, quindi solo 50 euro all'anno, che secondo me sono molto, molto un costo irrisorio. Avete anche la possibilità di viaggiare con un amico, quindi creando un profilo proprio apposito di coppia, in modo tale da viaggiare insieme e candidarvi insieme. In questo caso l'abbonamento annuale ha un costo di 59 euro, direi top. Se viaggiate da soli c'è anche un'opzione molto molto carina, che è già gratuita poi all'interno del sito, che vi permette di cercare altre persone che stanno viaggiando da sole per potervi incontrare e unire. Workaway è quello che fa per me? La risposta a questa domanda è dipende, come ogni cosa nella vita. Questo perché chiaramente se siete quel tipo di persona che ha voglia di una, diciamo, vacanza rilassante, magari anche solo di una settimana, dove non fa niente, fa il turismo, e
e sta spaparazzato sul letto, non è chiaramente quello che fa per voi. Infatti alla base di Workaway c'è l'idea dello scambio culturale, come ho detto prima, e dell'aiuto reciproco e del passare del tempo con persone che non conoscete per uno scambio linguistico, ma anche per farsi nuove amicizie e scoprire usanze diverse. Di conseguenza Workaway fa per voi solamente se viaggiate anche da soli, ma non solo, e volete fare pratica di lingua, passare molto più tempo in un paese rispetto alla solita settimana, per godervi al meglio il tutto e immergermi veramente in una cultura, vivendo effettivamente come se foste un cittadino di quel posto piuttosto che un turista. E io trovo che questo modo di viaggiare sia veramente bellissimo. Se avete visto i miei video sulla Corea in cui parlo della mia esperienza, saprete perché mi è piaciuto veramente tanto, è stata un'esperienza incredibile. Non avrei potuto conoscere così tante persone e farmi così tante amicizie se non fosse stato per Workaway, se io fossi andata lì da semplice turista in un hotel. Arriviamo alla parte dei consigli utili che vi posso dare dopo aver usato questa piattaforma per evitarvi certe cose o per aiutarvi a rendere la vostra esperienza quanto più facile possibile. Il primo consiglio che vi do è quello di non fermarvi a mandare richieste solo a 3-4 host e soprattutto prendetevi molto prima. Quanto prima meglio è. Questo perché nonostante ci siano certi host che accettano persone all'ultimo minuto, è comunque un bel affare l'organizzare un viaggio prima, soprattutto se andate veramente dall'altra parte del mondo. Quindi prendetevi qualche mese prima e mandate veramente quante più richieste possibili. Non vi fermate, anche se avete già trovato 2 giorni dopo qualcuno che vi ospita, perché non si sa mai cosa può succedere. Di conseguenza siate parsimoniosi, partite molto prima a fare le vostre richieste. Un'altra cosa riguarda le recensioni. Non andate, soprattutto se è le prime volte che viaggiate, a scrivere a degli host quando hanno pochissime recensioni o addirittura zero. Non perché queste persone siano necessariamente persone negative o una cosa di questo tipo, perché un nuovo host avrà sicuramente 0 recensioni, come voi avrete 0 recensioni quando aprirete per la prima volta il profilo. Ma per stare sul sicuro, prediligete andare in posti dove vedete molte recensioni che sono positive. I nuovi host senza recensioni lasciateli provare a dei viaggiatori più esperti. Altro consiglio che vale per i miei amici introversi proprio come me: nonostante l'idea di fare una videochiamata con degli sconosciuti possa mettervi un po' a disagio, fatela comunque, anzi molto spesso gli host stessi vi diranno facciamo una videochiamata, però nel caso estremo in cui non ve lo dovessero chiedere, ecco, mettetevi voi a domandare di fare una videochiamata, perché vedersi in faccia e parlare e farsi domande, infatti scrivetevi una lista di domande, anche la più idiota, voi fatela per essere sicuri. Questo perché si evitano molti fraintendimenti e comunque, anche se non è esattamente vero al 100%, però già vedendo una persona da video e come parla e come vi parla e tutto il resto, avete un po' un'idea del tipo di persona che avete davanti e potete tranquillizzarvi un po' di più. Ultimo consiglio che vi do è quello di divertirvi. So che può essere una cosa scontata, però la prima volta che l'ho fatto, e anche ora a dire il vero che non lo faccio da tanto tempo, è un'idea un pochino che genera un pochino di ansia, no? Perché non è il classico viaggio che si va e dopo 3 giorni di un weekend fuori sai che torni a casa, sei completamente solo, se viaggi da solo soprattutto, in un posto nuovo con degli sconosciuti, quindi può essere un'esperienza che lì per lì all'inizio, prima di partire, vi mette un po' di ansia e dubbi. Che tutta l'ansia che uno può provare in questo momento, come la sto provando io, in realtà è qualcosa di passeggero che letteralmente andrà via nel momento in cui siete arrivati lì. È successo per me quando ero in Corea e sono sicura che accadrà anche con voi. È sicuramente un modo di viaggiare nuovo, ma è un'esperienza che ricorderete per tutta la vita e lo vorrete rifare sicuramente. Siamo quindi arrivati al fine di questo video. Io spero che vi abbia intrattenuto e vi abbia dato una nuova visione delle cose, un nuovo modo per viaggiare, per poter far pratica della vostra lingua. Vi ricordo nuovamente di seguirmi su Instagram, dove pubblicherò la mia vita quotidiana. Noi ci vediamo la prossima domenica con un altro video. Ciao!